dal post fatto oggi, abbiamo reso proprio istituzionale questo appuntamento per questi giorni, diciamo, di quarantena e quindi a giorni 19 ci vedremo qui con Stefano Benemeglio per discutere di tutti i temi del nostro benessere con le discipline analogiche. Prima di iniziare, Stefano voleva iniziare come di consueto, lui è molto amante della musica e voleva iniziare con un brano, Il Nessun Dorma, tratto dalla Turandot di Giacomo Puccini, che dà il via sostanzialmente a quello che è il pensiero della giornata, ovvero sia vinceremo la paura. Un applauso vanno a tutti gli operatori e clinici, medici, paramedici che stanno lavorando e tutta la nostra associazione, la nostra università non può far altro che manifestare un elogio al sacrificio estremo di questi grandi, grandissimi eroi, angeli della nostra vita in questo momento. Riporto solo i dati ultimi della giornata, 349 morti anche oggi, 2.749 casi guariti, 1.851 in terapia intensiva. Ora fate un po' il calcolo a cui andremo incontro domani e anche dopodomani per quanto riguarda la terapia intensiva, che sono circa 1.851 praticamente persone intubate, subintubate, da cui dobbiamo aggiungere praticamente le possibili guarigioni, ma certamente forse
il famoso picco non è stato ancora raggiunto e quindi la paura aumenta notevolmente. Ora il tema che oggi voglio affrontare per rafforzare il nostro sistema immunitario atto affinché possiamo non essere infettati, e questo è molto importante, parte da un presupposto che dobbiamo fare una netta distinzione tra paura e paura della paura, che in altri termini potremmo definire essere una metapaura. Scusate il gioco delle parole, la paura della paura, ma spesso noi conosciamo benissimo questo termine, aver paura della paura. Ecco, ci dà un'idea sostanziale del tipo di atteggiamento mentale o quindi della composizione della nostra mente stessa di fronte alle difficoltà della vita, difficoltà sia di tipo ordinario e sia di tipo straordinario come stiamo vivendo in questo momento noi. Allora, distinguiamo il concetto di paura dalla paura della paura, che è già una riflessione, infatti, il termine paura della paura è una riflessione che sta a indicare praticamente proprio non una attenzione oggettiva delle cose, che è estremamente positiva, quello di aver paura nella vita, perché la paura ci porta a organizzarci, ci porta a identificare l'oggetto della paura, e quindi è fondamentale, importante che si possa riconoscere l'oggetto della paura, ossia la relazione di causa-effetto. Io soffro, praticamente ho paura, per chi, per che cosa? Questo è fondamentale. Ho paura di te, qualsiasi cosa che tu possa essere, e questo mi permette di organizzarmi, di creare le condizioni necessarie affinché io mi possa difendere. Ma ben altra cosa è la paura della paura. Là non ci sono difese, perché praticamente la mente entra in una dimensione non più reale e quindi oggettiva, ma metafisica, ossia in altri termini riflessiva. Aver paura che possa avvenire in me una paura. Questo è abbastanza complicato. In altri termini, quando ci troviamo di fronte alla metapaura, quindi a un aspetto metafisico della paura, e quindi non oggettivo ma riflessivo, arriviamo a dire che la nostra vita viene ridotta nella sua qualità del più del 50% solo perché ho paura di aver paura. In altri termini, ho paura che mi possa succedere un qualcosa. L'espressione ha la sua consistenza nel momento stesso in cui prendiamo atto praticamente degli attacchi di panico, per esempio. Questi attacchi di panico non sono altro che la paura della paura a determinarli. Quindi non è un fatto oggettivo che lo determina, quindi un pericolo oggettivo, ma è un pericolo, come si può dire, possiamo usare il termine fantasioso, che poi viene identificato proprio specificatamente in psichiatria come maniacale. Maniacale vuol dire credere a un qualcosa che non esiste, in sostanza, ma in me esiste la paura che questa cosa possa accadere, capitare, che io possa morire, questo è l'attacco di panico. Ecco, ma ci sono delle cause che ti possono portare a rischio, sei intubato, ti trovi in sala di rianimazione e quindi hai paura di morire. No, ti trovi tranquillamente a fare una passeggiata lungo un corso, praticamente, dove ti prende questo attacco di panico e quindi dove si fa vivo la paura della paura. Perché dobbiamo fare questa distinzione tra paura reale e quindi paura metafisica? È fondamentale, importante, perché, pensate, non è la paura reale che ci mette in contatto diretto con il nostro sistema immunitario, quindi con il nostro corpo, con la funzionalità delle difese del nostro corpo. Non è la paura.
spesso sentiamo dire abbiamo paura che possa succedere qualcosa. Ebbene, quello non ci crea la malattia. Ecco, questo è da tenere in considerazione. La malattia avviene solo nel momento in cui ci troviamo a combattere la paura della paura, ossia un sistema di paura metafisica, oserei dire riflessiva, diciamo pure determinata oggettivamente dal ragionamento, ma non dai fatti accaduti. Quindi potremmo definire che la paura della paura nasce in funzione di una riflessione. Potrebbe succedere anche a me quello che è successo a Giovanni, però tu non hai subito nessuna analoga situazione per cui potrebbe succedere a te la stessa cosa che è successo a Giovanni. Giovanni è deceduto in moto, andando sulla moto, ha subito un incidente. Bene, se tu dici saltando in una moto, speriamo che non mi capiti la stessa situazione che è successa a Giovanni, perfettamente bene, questa fa parte della paura praticamente oggettiva. Ma quando tu mi dici ho paura di guidare, ho paura di prendere l'aereo, e tu chiedi ma per quale motivo, ho paura di prendere il treno. Io ho avuto a Padova dei personaggi, cari signori, che hanno avuto paura di prendere il treno regionale da Mestre a Padova. Cioè, praticamente, qui siamo fuori dalla logica razionale. Parliamo di paura della paura. Ecco, fondamentale questo aspetto. Allora, che ben venga da parte nostra avere paura per il virus. Ci sta benissimo, ma attenzione a non aver paura della paura. Questo è fondamentale, non deve avvenire in noi. Ora, interessante pensare che non può nascere istintivamente da noi la paura della paura. Nasce in funzione di una riflessione, di un ragionamento. Questo è il punto fondamentale. Sarebbe il caso di dire che se tu non ragionassi, non avresti la paura della paura. Ma il ragionamento, naturalmente, vuol dire che la nostra istanza logica e razionale, essendo immanente, prende in considerazione oggettiva il pericolo della vita. In qualsiasi manifestazione esso può determinarsi. E questo va bene, però deve avere una capacità oggettiva. Nel momento in cui la riflessione ci mette paura, e non fatto oggettivo, ma la riflessione, e allora va bene la parola non lasciamo prenderci dal panico, ossia esiste una paura ma che non si trasformi in panico, perché la paura della paura è il panico. In qualsiasi contesto esso si possa manifestare, anche semplicemente salendo su un aereo, in sostanza. Ecco, nasce da un fatto riflessivo, non ha una componente logica, statistica, oggettiva di pericolo, ha una componente prettamente analogica, emotiva, emozionale. E allora, quali sono qui i casi in cui è presente la paura metafisica, quindi la paura del panico, o detta comunemente la paura della paura? Avviene nel momento stesso in cui tu ti trovi in un problema di aberrazione. Questo è molto importante, anche perché è proprio il concetto di aberrazione a indicarci lo stato patologico di una posizione, di un ragionamento. In altri termini, riporto l'esempio di due amici, dico al primo amico, c'è un bel concorso, e ti sei iscritto a questo concorso, caro ingegnere, perché ti porterà dei benefici, in quanto è estremamente facile e ci sono tante opportunità di vincere. E questa persona dice, io non mi sono neanche iscritto. Ma perché non ti sei iscritto? Perché hai perso questa opportunità? Risposta, perché tanto il risultato sarebbe stato negativo, non avrei assolutamente superato gli esami. E perché non avresti superato un esame? Perché sono un cretino, perché non riesco a concentrarmi, oppure l'ansia non mi impedisce di poter fare un esame o cosa di questo tipo. Quindi questa persona
come posso dire, vittima di una meta paura, quindi di un pensiero riflessivo, si comporta in conformità a questo pensiero riflessivo. In altri termini, non è che succede un qualcosa per cui tu non puoi andare a fare questo concorso. In realtà tu pensi nella tua mente che tanto una sventura, una sciagura, oppure praticamente un senso di incapacità ti potrebbero portare a perdere tempo. Quindi tanto vale che per evitare questa sventura e questa altra prova di fallimento io non partecipi possa non partecipare a questa opportunità. Adesso prendiamo il caso della persona B, dell'altro amico, e qui fai la stessa domanda, dici hai partecipato a questo concorso che c'è stato qui e là? La risposta sì sì, caspita, mi sono preparato giorno e notte, ho studiato giorno e notte, sono andato a fare gli esami, ma un momento, superato anche gli iscritti, nel momento in cui devo andare all'orale, che cosa succede? Praticamente cado dalle scale di casa, mi rompo praticamente una gamba e in quel caso praticamente anziché andare a fare l'esame sono dovuto andare al pronto soccorso. Ecco che in questo caso praticamente esiste un fatto oggettivo, come posso dire, un qualcosa che non è dipendente da te, dal tuo pensiero. Effettivamente, oggettivamente è accaduto un qualcosa che ti ha creato un impedimento. E questo è un fatto naturale, oserei dire ordinario. Quando invece praticamente tu non esci neanche da casa, non partecipi perché temi che tanto sarà un fallimento, oppure l'ansia, la paura, l'angoscia, il panico ti assale a livelli così forti da non poter raggiungere l'obiettivo, ecco, e allora sentirai di perdere tempo. E questo è molto importante, questo è il pensiero metafisico, ossia la riflessione che governa l'azione e non è l'azione che governa la riflessione. Spesso questo concetto io lo spiego con il termine l'uomo è al servizio della religione o la religione deve essere al servizio dell'uomo. Ecco dove c'è questa differenza. La religione, che è una forma pensiero, chiamiamo anche un'egregora, un'idea, una forma pensiero, è praticamente al servizio dell'uomo, quindi rende un servizio all'uomo positivo, mentre l'uomo al servizio della religione comporta l'altra assioma che noi utilizziamo spesso anche nei nostri corsi, che è la seguente domanda: ma tu vivi per fare il ferroviere o fai il ferroviere per vivere? E beh, ha un'importanza diversa, sostanziale, se tu vivi per fare il ferroviere oppure al contrario fai il ferroviere per vivere. Quindi è una questione di inversione relazione causa-effetto, ti crea l'evento. Cioè, in altri termini, la paura, anziché essere complemento-oggetto di chi di che cosa, diventa soggetto. E quando siamo nella metacomunicazione e quindi nell'aberrazione. Quindi questo è il concetto di aberrazione, quando il pensiero riflessivo governa la persona e non la realtà delle cose, ma il suo pensiero. Quindi tu pensi di essere sfortunato, ti comporti da sfortunato e il vaso in testa te lo trovi tranquillamente, subito, perché i tuoi comportamenti saranno da persona sfigata. Comprendi? Quindi è molto importante, insomma, il nostro più importante agente ipnotico della nostra vita è il nostro pensiero, e questo pensiero prende il nome di demarcatore, quindi praticamente sono i nostri demarcatori a determinare praticamente un pensiero metafisico, ossia la paura della paura. Se scatta la paura della paura, tu sei soggetto a infelicità, malessere, quale disturbi emotivi, comportamentali, ansia, angoscia, paura, panico, quale somatizzazioni, chiamate malattia funzionale, e quale praticamente malattie organiche di tipo acuto, cronico e terminale.
cioè sei soggetto a tutte queste cose nel momento stesso in cui in te è prevaricante il pensiero metafisico, ossia previamente la paura della paura. Quindi nei confronti del virus noi non dobbiamo mai trovarci in una posizione di panico in cui esiste la paura della paura, perché in questo caso ti ammalerai. È questo il concetto, ossia sarai sensibile, ultrasensibile. E qui ritorniamo al concetto che non ha nulla da vedere come fede, come mi dispiace, alcuno di voi ha interpretato la frase praticamente che io ho detto nei precedenti incontri, che il missionario abbraccia praticamente la persona affetta dalla peste, dalla malaria e non si prende nulla. Sostanza, è completamente vaccinato, come se avesse trovato l'antidoto dentro di sé. Cioè, l'infezione non attacca, ma un missionario che crede in quello che fa, questo è il punto. Un missionario che è reale e non è fantasioso, è immaginario, lui crede esattamente a quello che sta facendo. Questo è molto importante. Quando qualcuno dice ma i missionari hanno portato la peste e il vaiolo, soprattutto gli spagnoli e in tutto quanto gli invasori, ma quella è un'altra cosa, signori, non i missionari. Non c'è nessun valore oggettivo per dire che il missionario ha portato l'infezione nel mondo, perché lui stesso è difeso praticamente dagli anticorpi che sono appunto determinati dal non avere e non portare con sé la paura della paura. Questo è il punto fondamentale da tenere in considerazione, l'aberrazione. E allora, come facciamo a capire se noi ci troviamo in aberrazione? Questo è quanto avevo promesso la volta passata. Entriamo quindi nella linea del tempo, immediatamente rendiamoci conto come tutto questo avviene. Adesso preghiamo Samuela di fare direttamente qui la presenza, in modo che ci permette di non simulare, perché lo faremo nella realtà delle cose, ma questa realtà viene vista, questa esperienza, in un modo didattico. Possiamo mettere in posizione tale che prenda anche la mia testa, vedi un po', ecco, un pochettino più sollevato lo schermo, ecco. Bene, ok, va ancora di più, meglio, no? Ok, allora io prendo adesso un pennarello, possibile. Allora, Samuela, quanti anni hai? 43. 43, non è mica colpa tua. Quindi sentiamo qui e mettiamo 43 anni. Allora, su per giù facciamo una metà di 43. Calcoliamo come se avesse 44 anni, porta un'incidenza minima dello 0,123. Il computo matematico che andremo ad affrontare. Allora, questa linea, praticamente, che voi poco vedete, che ho fatto su una lavagna, indica la sì, linea... Sì, poi, siccome si vede non chiaramente, tra l'altro si vede anche non c'è un pennarello un pochettino più non grande. Non è una questione di pennarelli. Poi, eventualmente, io mando la foto dopo, sul gruppo. Va bene, non c'è ok. Problema. Quindi, facciamo che ha circa 44 anni, anche se ha 43, taglio a metà la linea del tempo... Puoi metterti un pochettino più indietro, no? Taglio la linea del tempo e metto praticamente 22. 22 che sarebbe 21,5 in sostanza, la metà di 43, ma andiamo a arrotondare. E chiamiamo questa linea di demarcazione punto utopico. Cioè una linea di demarcazione all'interno della vita, dello spazio-tempo di Samuela, in cui praticamente la linea di demarcazione ci indica il passato il costante di Samuela con il futuro costante, che è post praticamente il punto utopico. Come a dire, ci sono due punti fondamentali, ossia qui si crea settore A, si crea l'esigenza, mettiamo A così per capirci, settore B, l'altro praticamente c'è l'appagamento di questa esigenza ed è la vita di tutti quanti noi. Il passato ci crea l'esigenza e il presente futuro ce lo appaga.
e non sempre, alcune volte ce la rigenera. Quindi in questo caso prendiamo atto che esistono due punti fondamentali nella vita di Samuela. Esiste un punto che si chiama antefatto e un altro punto poste questa linea di demarcazione che si chiama punto utopico, che prende il nome di fatto. Quali sono? Che cosa rappresentano questi due recettori emozionali della persona? Rappresentano esperienze emozionali vissute da Samuela. L'antefatto è l'elemento scatenante del problema. Il fatto è la sua conclamazione. Come a dire, nell'antefatto si forma un complesso e nel fatto c'è la conclamazione di questo complesso. Il complesso, in fin dei conti, diventa problema. Allora, devo scoprire nel dialogo con l'inconscio, fondamentale perché il nostro interlocutore è proprio il nostro inconscio, ossia la nostra parte emotiva e istintuale, che in termini semplici la chiamiamo inconscio per comodità, in sostanza, ma possiamo dare qualsiasi nome, possiamo chiamarla intelligenza emotiva, possiamo chiamarla alter ego, l'ombra, l'altra parte di noi, ma che comunque esiste. Adesso Samuela si mette in posizione in questo modo, ecco, vedete, sta in piedi, un pochettino più avanti vieni, ecco, tranquillamente così, inizia a fare questo movimento con la mano destra, ossia il pollice che accarezza le punte delle altre dita. Chiudi gli occhi e concentrati. Ecco, ecco che abbiamo delle risposte, continua ancora, istintive, ossia risposte che spingono il suo corpo in avanti o indietro. Vedete? Lo sta spingendo indietro. Questo stimolo energetico prodotto con la mano destra. Ora fai la stessa cosa con la mano sinistra e vediamo cosa succede. Ecco, fai ancora di più, vediamo. Come vedete, ne avevamo parlato anche sabato, nell'ultimo incontro, la stimolazione energetica con la mano destra o con la mano sinistra. E quindi dà un certo risultato. Ovviamente noi ci rendiamo conto che Samuela è venuta avanti con la sollecitazione, con lo stimolo della mano sinistra. Ora, che cosa è avvenuto? È avvenuto che Samuela si è auto-indotta una stimolazione energetica. Ecco, quindi ha offerto uno spuntino energetico al suo inconscio, l'ha fatto con la mano destra prima e ha avuto una risposta di rifiuto, l'ha fatto con una mano, con la mano sinistra, e invece venendo avanti l'istinto ci ha permesso di capire che è stato gratificato, a lui piace questo stimolo espresso energicamente con la mano sinistra. Parleremo in seguito che sono due qualità di energia ben precise che noi andiamo a sensibilizzare. Potremmo dire braccio destro la ragione e il braccio sinistro l'emozione. Quindi sono fondamentali. Intanto prendete questi assiomi soltanto per poter darvi il senso di quello che stiamo andando a fare. Bene, perfetto. Allora, adesso chiudi gli occhi, cara, e inizio un dialogo. Il primo dialogo con l'inconscio di Samuela. Il primo dialogo che io faccio è il seguente. Caro inconscio, quindi mi riferisco direttamente all'inconscio, ecco, vedete una grande differenza. Non vado a interpretare i sogni o altre forme di espressione, ma direttamente, grazie a questo metodo delle discipline analogiche, siamo in grado, in una ipnosi attiva, semplicemente in cui la persona è consapevole, ma non è lei a rispondere, ma è il suo istinto, ecco che ci troviamo nella possibilità di dialogare direttamente con l'altra parte di noi, con il nostro alter ego, con il nostro gemello, che chiamiamo praticamente inconscio per comodità, come abbiamo detto, o intelligenza emotiva. Allora, iniziamo il dialogo. Caro inconscio,
Io adesso farò domande a te, rivolgendoti con il termine caro inconscio. Tu ascolterai, Samuele, ascolterai attentamente le domande che io farò al tuo inconscio e attendi la risposta istintiva che ci darà il tuo inconscio, spingendoti istintivamente il tuo corpo in tono ondulatorio in avanti o indietro. Se ti spingi in avanti, la risposta è sì, vero, alla mia domanda. Se ti spingi indietro, la risposta è no, falso. Quando avrò bisogno di parlare con te, ti chiamerò per nome, dirò cara Simona, scusa, oggi ce l'ho con Simona, cara Samuela, e in quel caso tu praticamente rispondi come se parlassimo verbalmente. Ma se dico caro inconscio, taci, e ascolti la domanda e attendi la risposta istintiva che ci dà il tuo inconscio. Quindi, una volta fatta questa premessa, iniziamo il nostro lavoro. Caro inconscio, vero o falso, e ti chiami Samuela? Sì o no? Attendo risposta. Ecco, vedete? La risposta è sì. Caro inconscio, vero o falso, che ti chiami Giovanna? Sì o no? Attendo risposta. Ecco, avete potuto notare che a nome vero Samuela avverte una spinta del corpo in avanti, distinto, e a nome falso indietro. Adesso io ti chiedo, Samuela, ma sei stato tu a muovere questo tuo corpo in tono ondulatorio? Cioè, a nome vero sei venuta avanti, l'hai fatto tu di tua iniziativa? No. No, quindi cosa hai avvertito? Ho solo assecondato la spinta in avanti. Hai avvertito una spinta avanti che hai lasciato che si manifestasse. Il termine assecondato può andare bene, ma può portare anche a dubbi, a confusione. Ho sentito la spinta avanti e l'ho lasciato fare. Ecco, perfetto. Quando invece ho dato un nome errato, cosa hai fatto? Ho sentito tirare indietro. Hai sentito tirare indietro il tuo corpo. Quindi, non certo la prima volta per Samuela, ma certamente se voi lo fate per la prima volta vi rendete conto che esiste praticamente questa possibilità di scoprire l'esistenza della parte emotiva istintuale presente in voi e quindi che si presenti pure anche intelligente, perché è in grado di dire sì e no praticamente attraverso proprio l'ondulazione istintiva del corpo in avanti e indietro. Adesso procediamo, puoi fare un passetto in avanti ancora di più? Ecco, caro inconscio, eccoci qua, ti chiedo, chiudi gli occhi, rilassati, caro inconscio, ti chiedo, hai gradito di più lo stimolo con la mano destra o con la mano sinistra? Hai gradito di più lo stimolo con la mano destra? Sì o no? Attendo risposta. Guardate come sta confermando quello che abbiamo preso in atto prima. Hai gradito di più lo stimolo con la mano sinistra, sì o no? Quindi vedete come ha risposto sì e no al nome vero, al nome falso, così risponde sì o no in funzione della mano destra e sinistra. Il che vuol dire che l'inconscio, l'istinto presente in Samuela ha gradito praticamente lo stimolo energetico che ha ricevuto con la mano sinistra. E questo ci permette adesso di andare avanti. Perché? Perché ci permette di capire un fatto fondamentale della natura di Samuela. Una natura di Samuela che prende il nome di turbamento base. Il turbamento base di Samuela. Cosa sta a rappresentare il turbamento base di Samuela? Sta a rappresentare quando nella sua vita infantile adolescenziale cosa è successo all'interno della sua famiglia d'origine. All'interno della sua famiglia d'origine esistevano due genitori, ovviamente, Samuela, papà e la mamma. Ecco, il sinistro in avanti mi dice che il contrasto che Samuela ha vissuto non è con il genitore di sesso maschile, ossia di sesso diverso dal suo, ma col genitore del medesimo sesso, quindi con la mamma in questo caso.
E questo io lo scopro proprio dal fatto che ci dà il braccio sinistro in avanti, e questo è molto importante. Ci dice che è l'antagonista il problema di Samuela. Essere l'antagonista ci sta a significare che praticamente Samuela teme l'antagonista. Ora, vogliamo parlare un attimo del termine antagonista. L'antagonista è relativo a un personaggio sempre del medesimo sesso della persona stessa. Attenzione, nel processo di identificazione eterosessuale, io sono praticamente eterosessuale, femmina, quindi di conseguenza se vengo avanti col sinistro temo l'antagonista, se vengo avanti con il destro temo l'oggetto di desiderio. E qua è il punto fondamentale da tenere in considerazione, soprattutto il fatto che l'antagonista, se sono di identificazione etero, è un genitore del mio medesimo sesso. Se invece sono di identificazione gay, ovviamente l'antagonista è un genitore di sesso diverso, oppure gay o omosessuale, va benissimo. Allora, adesso mi interessa un altro dato. Io ho preso questo dato della sinistra e poi vedrete quanto è importante. Nel frattempo io chiedo all'inconscio di Samuela: caro inconscio, qual è l'evento accaduto nella tua vita che se non si fosse verificato tu non ti troveresti nello stato di disagio in cui ti trovi oggi, che può essere per infelicità, per sintomo, per malattia o qualsiasi altra cosa che non ti permette di vivere la tua vita felicemente? E chiedo, caro inconscio, allora tu abbiamo detto che hai 43 anni, quindi abbiamo detto che la metà lo trattiamo a 22 anni, quindi adesso io chiedo, caro inconscio, riguarda un evento accaduto nella tua vita quando avevi un'età inferiore ai 22 anni ad essere la causa del tuo problema? Sì o no? Attendo risposta. Evento accaduto quando avevi un'età inferiore ai 22 anni. Adesso l'inconscio di Samuela ci risponde. Dice: no, non è un problema nato quando avevo un'età inferiore ai 22 anni. Allora io chiedo: avevi un'età superiore ai 22 anni quando è... Guardate, tutto istinto, capite? Ve lo fate anche voi, viene la stessa cosa. Quindi praticamente avevi un'età superiore ai 22 anni. Allora andiamo a cercarlo, a stanarlo, questo problema. Responsabile dello stato di disagio che sta vivendo oggi con grande sofferenza oppure con grande dolore. Riguarda un evento accaduto quando avevi un'età dai 22 ai 30 per caso? Sì o no? Attendo risposta. Vedete? Dice no. Dai 30 ai 35? Guardate, dice di sì, dai 30 ai 35. Avevi un'età dai 30 ai 33 anni? Sì o no? Attendo risposta. Avevi un'età 34 anni quando accadde questo evento? Ecco, vedete, 34 anni. Vedi, tossisce anche, ma questa è una tosse psicogena che comunque con i corsi sulla comunicazione analogica, non verbale, avrete modo di scoprirlo con facilità. Quindi adesso quello che ci interessa a noi è che praticamente Samuela aveva esattamente 34 anni quando accadde un evento che ne fu responsabile del suo disagio e del suo dolore. Mi confermi? Sì. Guardate adesso che faccio finta di non aver capito. Caro inconscio, se è vero che riguarda un evento accaduto all'età di 34 anni, mi spingi il suo corpo in avanti fino a dare a lei la sensazione che cedono un po' le ginocchia senza cadere sul pavimento. Sono la prova che effettivamente mi stai trasportando un evento accaduto a 34 anni. Gli fai proprio piegare le ginocchia un pochettino in basso, se è così, bloccandogli le punte dei piedi sul pavimento? Attendo risposta. Entro 5 secondi. È un fatto accaduto quando avevi 34 anni, sì o no? Bene, fai cedere le ginocchia ancora di più, in modo che anche il pubblico, i nostri amici, se ne rendano conto.
Ecco, vediamo. Vedete come la spinge in avanti, costantemente in avanti. Lei è costretta a fare un passetto per non scendere in basso con le ginocchia. E va benissimo. Ci conferma che sì. Allora adesso noi chiediamo. Cari coach, allora accettato che avevi 34 anni, fu in relazione al soggetto maschile la causa di questo disagio a 34 anni? Sì. Tale soggetto maschile fu un partner? Sì. Dammi un nome. No, non lo so, ma mi fai ridere tu. Come si chiama questo personaggio? Ti viene in mente il nome? Mi viene in mente? Chi è questo personaggio a 34 anni? Stefano. Stefano, ho capito. Siccome lei ha conosciuto diversi Stefani, Stefano, quale Stefano riguarda? Riguardo per caso io? Non so. Ah, ti riferisci a me, carico? Capita questo effetto, sai com'è? Può capitare, certamente. Quindi sono io, a 34 anni, la causa del suo problema. Buona sapersi. Quindi praticamente a questo punto io faccio un piccolo computo matematico, perché ho calcolato la metà degli anni a circa 22 anni, 34 è l'evento denunciato dall'inconscio, io faccio 34 meno 22, ma questo vale per gli allievi del corso, ma adesso poi chi ci segue per la prima volta prenda atto di questo, poi avrà modo, se è interessato, a chiarirlo sempre di più. Quindi faccio 34, 22 meno 34 e quindi abbiamo 12. Caro inconscio, mi risulta da un computo matematico che all'età di 12 anni tu hai vissuto lo stesso disagio che hai vissuto con Stefano all'età di 34 anni. Adesso vediamo, avevi 12 anni, dobbiamo scoprire qual è il testimone. Riguarda un soggetto maschile? Il problema accaduto a 12 anni? Sì. Tale soggetto maschile, considerando l'età, fu il papà? Ecco, è facile, 12 anni, uno dice soggetto maschile. Vedi che è venuta avanti. Quindi Stefano come papà e il papà come Stefano. Ossia, esiste un'analogia, quindi un analogo comportamento tra i due personaggi. E questo implica anche una trasferizzazione da parte del vissuto paterno verso Stefano, in quanto viene riconosciuto per analogia similare. Quindi praticamente si ripropone in Samuele lo stesso disagio che visse a 12 anni, lo rivive oggi con Stefano all'età di 34 anni. Ok, ma non basta, perché questi sono i due recettori emotivi e emozionali che giocano il ruolo di alimentazione energetica del problema. Però se io adesso faccio un altro computo matematico, faccio 34 più 12, 4, 2, 6 e 3, 1, 4, mi dà 46 anni, lo divido per 2 e mi dà 23 anni. E allora posso ben dire, caro inconscio, mi risulta che a 23 anni della tua vita ci fu un sogno infranto. Questo è molto ecco, guardate, neanche sono andato alla ricerca e già l'inconscio dice di sì. Allora, questo sogno infranto che Samuela ha vissuto all'età di 23 anni fu in relazione al soggetto maschile, sì o no? Sì. Fu un partner? Sì. Mi puoi dire un nome? Il nome ci devi pensare tu. No, no. 23 anni, chi sì, può so essere? Chi è. Dillo, tanto che... No, però... in diretta, non posso. No, che importa, perché è in diretta la persona? Sì. Hai capito, sì, hai capito. Va bene, è un partner, mi hai detto, okay. Sì? 23 anni, un partner. Ok, va bene, sentiamo partner. Poi privatamente me lo dici per curiosità, così partner. Ok, benissimo, 23 anni. Quindi mi dici un soggetto maschile, vero? Benissimo. Adesso io faccio una domanda. Attenzione alla domanda. Questo è il planning del vissuto, dello stato di disagio che sta vivendo oggi. Ora, Samuela sta vivendo un problema, come si dice, ordinario, come diciamo noi, ossia di vita quotidiana, oppure un problema patologico e aberrante dove esiste... la metapaura del pensiero,
causa di pericolo, di malattia, di sintomi, di sventure e di morte, questo è il punto che dobbiamo tenere in considerazione. E allora potremmo dire causa di morte in vita, che è il dolore e la sofferenza, è causa di morte reale, oggettiva. E per far sì che questo possa avere un dato, devo chiedere, cari inconscio, in quale di questi quattro punti esiste il problema che sta vivendo oggi, che trova comune accordo tra Stefano e papà? Riguarda un conflitto genitoriale. Il problema di oggi riguarda uno storico conflitto genitoriale, sì o no? Vediamo che ci dice l'inconscio, ragazzi. No, dice non riguarda una questione etica, perché nel caso in cui avesse detto sì, riguardava una questione etica, ossia un vivere trasgressivo la propria vita, non secondo i codici etici del pensiero genitoriale. Però questo è stato escluso da Samuela. Secondo punto riguarda una difficoltà nella gestione di relazione con altre persone al di fuori dei genitori. Quindi, vedete, esiste un problema di relazione, dice l'inconscio di Samuela, difficoltà a relazionarsi in sostanza, e questo può far nascere delle incompatibilità, ecco, così definite. In seguito di questa incompatibilità per difetto di relazione, cari inconscio, attenzione, ora entra in gioco se esiste il problema di aberrazione o no. In questo momento della tua vita, cari inconscio, Samuela è in conflitto con se stessa? Sì o no? Attendo risposta. Vedete la risposta? Non è in conflitto con se stessa. È in conflitto con il suo destino? Sono domande ben precise queste da porre. Ossia, pensa di avere un destino, come possiamo dire, nefasto, un destino cattivo, una sorta di maledizione di Tutankhamen. Sì o no? No. Quindi praticamente è fuori dalla paura della paura. Ossia, Samuela non si ammalerà mai, si infetterà del virus, anche andando ad abbracciare una persona. Guardate l'inconscio che dice sì, neanche andando ad abbracciare una persona affetta da virus. Guardate, perché si trova in problema ordinario, non si trova in problema patologico, aberrante, ossia non ha un pensiero riflessivo che governa l'azione, ma è l'azione a governare il pensiero. È molto importante questa cosa che stiamo dicendo adesso. Avete visto la prova, ma in realtà abbiamo anche il riscontro che non è un problema di aberrazione. Sapete per quale motivo? Perché venendo avanti con la sinistra mi dice che la sua naturale problema da turbamento base è un conflitto con persona di sesso diverso, perché oggetto di desiderio e perché è persona praticamente eterosessuale. Io vado a vedere il punto topico, così definito, quel punto dei suoi 23 anni, in cui praticamente c'è stato un sogno infranto di cui abbiamo parlato e che ha detto che è un partner ignoto di cui non ne può parlare così per riservatezza, ma lei sa chi è, e ho chiesto, è un soggetto maschile? Tu mi hai detto di sì. Quindi abbiamo un livellamento tra turbamento base e turbamento relativo. Quindi è la prova che effettivamente può andare con la sicurezza al 100% che lei non si prenderà il virus, anche oppure se lo prenderà in modo asintomatico, ma io penso che non se lo prenderà neanche, abbracciando una persona affetta da virus. È importante questo, perché non ha la paura della paura. Quindi questo impedisce il contatto di relazione tra Samuele e il proprio corpo. E questo vale per il tumore, questo vale per tante altre malattie, oltre che le somatizzazioni. Somatizzazioni funzionali e malattie organiche risentono fortemente dell'aberrazione, ossia del conflitto con se stessi. Attraverso questo test voi siete in grado di valutare se la persona
si trova affetta, ancor prima di un virus, ma si trova affetta da un problema di aberrazione chiamato sintomatico, patologico, oppure è libera da questo. Non potete immaginare le implicazioni che comporta un pensiero metafisico, quale conseguenze comporta nell'individuo, drammatiche. Tutte le volte che noi denunciamo un sintomo, quale ansia, angoscia, paura, panico, tutte le volte che denunciamo depressione, tutte le volte che denunciamo praticamente anomalie di dipendenza o altro, pensate solo alla frase io mi sento in trappola in casa, ecco, in questa relazione che ho in questo momento, ebbene, mi sento in trappola perché non riesco a mantenere una dieta, non riesco a smettere di fumare, non riesco a liberarmi da una dipendenza, sia essa relativa a una persona, a un problema alimentare, dei dolci o altro, ma vale, e questo ne parleremo, se c'è tempo ne parlo adesso, perché è interessante anche questo. Parliamo un attimo del problema alimentare, ossia quello anoressico e quello bulimico, e ne dobbiamo tenere in considerazione. Voi sapete che l'aspetto bulimico porta la persona a essere, ad aggiungere intanto gli attacchi praticamente morbosi di cibo, quindi praticamente compulsivi, come si può dire, al punto che non può farne a meno e deve mangiare e poi magari praticare anche il vomito o altre forme necessarie per poter rigettare ciò che ha mangiato. In questo caso abbiamo l'aspetto anoressico che può raggiungere livelli tali da andare in sovrappeso, insomma perdere il peso forma. Ebbene, pensate che intanto la persona si deve trovare in aberrazione, quindi con un problema di aberrazione, altrimenti non avverte sintomo. Ma come se non bastasse, ci troviamo di fronte a un evento fondamentale, ossia l'anoressia è il non mangiare per dolore. Quindi date un assioma ben preciso, la persona è anoressica perché non riesce a mangiare per dolore. La persona bulimica praticamente è in sovrappeso perché mangia per dolore. Quindi l'obesa mangia per dolore e l'anoressica non mangia per il dolore. Quindi sono due atteggiamenti diversi creati dal dolore medesimo, unico che la persona vive. Ma la differenza è data dal fatto nei confronti di chi ha vissuto questo dolore. Perché se l'ha vissuto nei confronti del genitore del medesimo sesso, allora prevalentemente sarà anoressica la persona. Se invece praticamente è di sesso diverso, anzi no, scusate, ho fatto un grande errore. Se è di sesso diverso il conflitto, sarà anoressica. Se è del medesimo sesso, sarà bulimica. Sono pronta a discutere su questo evento in qualsiasi momento e dimostrarvelo proprio attraverso la linea del tempo, che le cose stanno così. Pertanto, con chi dobbiamo fare pace? Dobbiamo fare pace con il genitore di sesso diverso o che è il medesimo sesso? Perché poi nel turbamento relativo tutto questo si rifletterà nei confronti della vita quotidiana, nei confronti di partner, nei confronti di persone. Tant'è vero che Samuela praticamente denuncia proprio il conflitto di relazione in sostanza, ma non denuncia il problema di aberrazione. Quindi Samuela non teme la paura della paura e quindi non si produrranno praticamente malattie, ma teme la paura per cose oggettive, ma questo è reale, ma non genera patologia. La patologia viene generata solo e unicamente dal problema di aberrazione. Ecco, bene, so che abbiamo raggiunto le 8 e spero che domani sia un giorno migliore per tutti. Intanto cominciamo allora, a prendere sicuramente atto. Sì, perché hanno dato un elevato numero di guarigioni oggi, quindi mi sembra la situazione leggermente più rasserenante. Speriamo. Comunque sia, noi ci rivediamo... Al di là dei morti, dei decessi, insomma. Vabbè, ecco. Quelli lo sappiamo. Vedi come parla la persona che non ha la paura della paura?
Invece tu ce l'hai? Cioè, io avrei puntato più sui decessi che sulle guarigioni. No, io cerco di trovare il positivo, perché altrimenti la situazione è già pesante così. Quindi cerco di trovare tutto quello che c'è di positivo. Ecco, poi queste sono tutte interpretazioni logiche, ma sta di fatto che se lei avesse avuto un problema di aberrazione si sarebbe agganciata sui decessi e non si sarebbe agganciata sulle guarigioni. Ma perché è tutto relativo nella vita, capite come stanno le cose? Ora, tutti vi hanno insegnato a controllare le emozioni. Io vorrei solo dire una cosa, signori. Cerchiamo di controllare anche la nostra parte logica e razionale. Certo. Perché la nostra parte logica e razionale può essere responsabile quanto lo sono le emozioni nei confronti dei nostri problemi. Non possiamo escludere la parte logica e razionale come responsabilità dello stato di disagio, di alterazione, di sofferenza, di dolore in cui ci possiamo trovare. È importante che sia preso in esame anche la gestione della nostra logica e razionale, la quale naturalmente dai tempi ai tempi ci dice che se c'è una cosa in cui possiamo affidarci è il nostro pensiero. Col cavolo, se questo pensiero è contro di te, tu non puoi affidarti al pensiero. Se il pensiero ti dice che sei incapace, che sei sventurato, che sei sciagurato, che non riesci a raggiungere gli obiettivi, se ti fai questa idea mentale, perché devi dire che ti sta difendendo il pensiero logico e razionale? Invece ti sta attaccando, ti sta tagliando le gambe. Questo è il punto che in cui dobbiamo prendere in considerazione. Noi siamo il terzo elemento, non dobbiamo patteggiare né per la curva nord dello stadio e né per la curva sud dello stadio, né per il Milan e né per la Juventus. Noi siamo l'arbitro, noi siamo la coscienza. E qui sulla coscienza domani apriremo. Dopo domani, perché abbiamo definito che abbiamo fatto un giorno sì o no. Ma non possiamo fare tutti i giorni, io mi diverto, non abbiamo niente da fare qua con questa faccenda. Adesso vediamo, comunque sicuramente però, dopo domani alle 19, nel caso facciamo un'estemporanea comunque lo comunichiamo. Va bene, se una cosa la vuoi fare così, facciamola così. Io vi aspetto, signori, ognuno di noi è schiavo delle nostre idee. Io sono schiavo di Samuela, che devo fare? Ci vediamo presto, signori. Arrivederci. Arrivederci.